Purtroppo ci dispiace, non si è qualificata con Paolo Bacchini e Paul Bonifacio Parkinson nella gara maschile, e lì diciamo la nota è dolente perché non ci sono altri atleti in gara, per cui davvero oggi tifavamo tantissimo per farle indignare Marco Fabbri. Tra l'altro hanno fatto un esercizio bellissimo e veramente sono cresciuti tanto, ne parlavamo proprio prima, l'avete sentito, con la loro allenatrice. Ecco, questa è la prima bella notizia di questa short dance che stiamo seguendo. Esatto. Vi ricordo, ce lo chiedete, ce lo state chiedendo, io vi ricordo ancora l'orario, dovete fare la nottata in Italia, perché alle 21.20 qui a London, Ontario, 2.20 per Anna Cappellini e Luca Lanotte. All'1.34 saranno sul ghiaccio Meryl Davis e Charlie White, e poi alle 2 Tessa Virtue e Scott Moir. La coppia turca sul ghiaccio. Ed eccoci allora per la coppia turca, Lisa Agafonova, Alpen Ukar. Questa coppia allenata da Zulin, che devo dire ha fatto una scelta, stavo proprio controllando, una scelta così particolare sia per loro di questa musica anche ballabile, non so come dirvi, con un ritmo molto orecchiabile, e la stessa una scelta di musica così anche allegra che tiene il ritmo, Zulin l'ha fatta anche per l'altra coppia che allena, la coppia degli Azeri, veramente particolare, devo dire che sono scelte ovviamente che possono piacere o meno, però a mio giudizio sono divertenti per queste coppie un po' più giovani, un po' più inesperte, si lasciano trascinare. Del resto anche la coppia Azera, quando hanno scelto quella musica che poi andata sentiremo insieme, hanno detto era una cosa che ci rendeva, ci dava allegria, ci faceva ballare, per cui
bello, particolare, scelta poi bisogna dire completamente diversa, che è stata fatta invece per la coppia top di Zulin, Bob Rova Solovio, bellissimo il loro, la loro short dance, bellissima la loro free dance. Intanto abbiamo visto la gioia, la felicità sui loro volti, quindi vuol dire che per loro hanno fatto bene, insomma, per il loro standard ritengono di aver pattinato bene. Temo che avranno una brutta sorpresa col punteggio, perché per la polka, vero? Invece non è stata valutata per niente bene, anzi tutte e due le sequenze sono a livello 1 e la midline sono a livello 2, quindi il tecnico decisamente non alto, ma tornano contenti, si vede che si sono sentiti bene sul ghiaccio, si sono sentiti insieme, le cose sono andate fluide e quindi possono essere lo stesso soddisfatti. Adesso andremo a vedere, perché tra l'altro loro all'Europeo, dove hanno ottenuto una 13ª posizione, hanno proprio centrato il loro season best di 50 e 79. Io ho paura che avranno una brutta sorpresa. Temo anch'io. Se verrà confermato quello che stiamo vedendo. Stanchissimi, insomma, bella faticosa, il ritmo da tenere è veramente elevato. Infatti 43 e 98. Persino il pubblico non lo capisce. Anche il pubblico è un po' sconvolto. Sì, sono rimasti, guarda, loro impietriti, perché come avevi detto tu, erano felicissimi di quello che avevano fatto. Sì, non se lo spiega nessuno dei quattro sulla sedia, su Kiss and Cry.